Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di QuelTaleale. Eccoci qui di nuovo con Watch Dogs 2. Come vedete c'è qualche piccolo problemino, nel senso che è arrivato un messaggio e ci hanno notificato che siamo stati hackerati. La nostra rete è stata hackerata, quindi dobbiamo scoprire da dove arrivano questi hacker, che cosa è successo. E quindi, come vedete, a schermo ogni tanto appaiono Certo, dei quella stronza era messaggi, lì. delle Cittadini del trollate. mondo, posso avere la vostra patetica attenzione? Il Ah, questa qui. Baradok è un gruppo di sfigati che vi spamma in newsfeed. Dicono di essere i difensori del libero arbitrio, ma invece sono solo dei lamer che vogliono essere famosi ad ogni costo. Ma è il momento di finirla. Io sto per dare una bella lezione al DedSec. E DedSec, se credi che non lo faccia, che non sei in grado di distruggere il tuo sistema? Beh, ok, permettimi di presentarmi come si deve. Bloccatela, sparategli Kiki, per è solo favore. Kiki. È solo Kiki. Oh, eliminiamo i gatti. Josh sta forzando la chiave crittografica. Chiudi la bocca! Allora, che si fa? Dichiariamo guerra? Certo, quei troll non possono trascinarci nelle loro fogne. Noi non facciamo marcia indietro. E allora? A che serve scatenare una guerra? Non toglierà il blocco, non cambierà un bel niente. Sono entrati! Affanculo! Ehi, ascoltate. Non permetteremo al Primate di distrarci. Dobbiamo essere più furbi. Allora, il Primate vende esplosi Rodei a chiunque abbia soldi. Sì, governi di merda. Bloom, Noodle, persino i terroristi, cazzo. I Sons of Ragnarok. Cosa? Certo, i Sons of Ragnarok. Lavorano pure per i Sons of Ragnarok, no? Scopriamo tutto quello che possiamo su quella gente e le loro operazioni. Non facciamo marcia indietro davanti a nessuno. Ehi, Josh, che ti prende? Ora è guerra. Spostati. Manderò i messaggi sui back channel. Avranno dei nemici disposti a darci informazioni. Mettiamoglielo nel culo a ste merde. Spacchiamo, spacchiamo dei culi, spacchiamo dei culi. Vediamo che lavora pure su Kiki. Io vado a dire due paroline a Lenny. Sai dov'è? Frequenta spesso quel club a Castro. So dov'è. Ok, allora, vediamo un pochino dov'è che dobbiamo andare. Vabbè, comunque qui vicino. Ottima cosa, almeno una volta usciti da qui dovremmo arrivare senza problemi. Vediamo. La polizia locale è sempre più allarmata per gli atti di violenza della banda dei Tesca. Recentemente sono stati collegati a diversi omicidi nell'East Bay, perpetrati, secondo gli esperti, con violenza esagerata perfino per le bande. Il capo della polizia ha dichiarato che il CTOS e le forze dell'ordine faranno di tutto per proteggere San Francisco dalle organizzazioni criminali. Non siamo un'organizzazione criminale, sia chiaro, noi siamo giocherelloni, eccoci. Marcus, hai un secondo? Certo, che ti serve? Oh, scusate. Sto esaminando l'algoritmo preso alla Noodle e qualcosa non va. I dati che sta generando sono sbagliati. Vuoi che passi a dare un'occhiata? Sì, se puoi. Lo faccio subito. Aspettate perché c'è anche un luogo scout vicino che possiamo vedere però da qua, visto che ormai ci ha skippato sta cosa. Se è proprio vicino vicino, ok. Ah, è sempre quello. Ma dovrebbe essere qui, ma non c'è. Secondo me dobbiamo tornare ad un altro orario. Comunque. Aia. Dobbiamo entrare qui dentro, ma possiamo entrare da qui o da. Forse da direttamente da davanti, aspettate.
Magari la parcheggio qua questa. No, perché non posso usare questo qui per vedere se possiamo entrare. Ok. Eccoci. Sì, potevamo entrare anche da davanti, ma va bene. Da paura, mi piace. Sei pronta per il chip? Aspetta, sto pregustando. Ah, ma guarda sto stronzo. Sentiamo un po'. Quanti cagnolini stanno lavorando dietro le quinte per aprire il mio indistruttibile lucchetto? A Cesare quel che è di Cesare. Ora, che faccio? Te lo chiedo gentilmente? Potresti darmi la chiave e come sono venuto me ne vado? Cosa? È un ransomware, brutto coglione. E che cosa vuoi in cambio? Ah, dovete solo fare uno dei vostri stupidi video del cazzo. Oh, wow! Non credevo che fossi una follower. Ah, volete che i ragazzini vi sbavino dietro? Beh, io non ci sto. Cazzo! Quello che voglio è uno streaming pubblico che dica il DedSec non vale 2 secondi, meno che mai 15 minuti dell'attenzione pubblica. Fatelo bello. Con molte lacrime. Tutto qui? Certo. Per ora. Ma se non lo fate, io inizio a tirar fuori i nomi. Oh, esatto! Nomi, identità. Vi sputtano uno per uno. Stronzo. Merda, a quanto pare non ci lasci molta scelta. Sai che c'è? Peggio per voi. E adesso gira i tacchi e corri subito a girare il video che ti ho chiesto. Molto simpatica la tipa. Controllo. Allora, che cosa vuole? Vuole che diffondiamo un video diffamante su di noi. Non ho alcuna intenzione di farlo. Le manderemo un messaggio chiaro. Getteremo merda su di lei invece. Il Ragnarok paga il Primate per caricare malware nei bancomat. E che bancomat sia, gente? Gestiscono tutto dal covo del loro club, il Ronda Steiner. Mando Gulli a ispezionare il posto. Vada lui quando arrivi laggiù. Va bene, fatemi sapere dove che dobbiamo andare. Ok, ci ha dato il l'obiettivo che è qui sotto. Traccia operazione, però onestamente siamo un po' lontanucci, quindi magari facciamo posso trasportarmi qui, ok. Vabbè, almeno ci evitiamo un pochino di trasporto, di mille chilometri. Comunque c'era un'altra zona che avevamo visto l'altra volta quando stavamo girando con l'autobus nella scorsa missione, nello scorso video, dove c'era un bel po' di auto molto ma molto sportive, alcune ispirate diciamo alla Ferrari anche. E dobbiamo rifarci un giro anche lì per dare un'occhiatina. Comunque posso sì uscire da qui direttamente, no? Sì, magari gli spostamenti che sono eccessivi ce li facciamo così. Riusciamo a trovare anche questa? Vabbè, prendiamoci questa. Aspetta, non vedo. Stavo vedendo cosa abbiamo svaligiato. Fermo! No, stavo dando un'occhiata perché... Scusate, lo so che magari perdiamo un po' di tempo, ma già che ci siamo. Ecco, questa in realtà era anche l'auto che vi dicevo, ispirata molto alla Ferrari. Quindi. Che ci sta un furtarello, dai, occhio. Bellissima. E anche velocissima, direi. Aspetta, perché vorrei capire dov'è che dobbiamo andare. Magari se me lo segni così forse è meglio. Ecco, abbiamo vagamente sbagliato. Però nonostante noi abbiamo una Ferrari, è una
Massimo in Ferrari. Possiamo anche fare una cosa del genere. Scusate, possiamo risparmiare un po' di strada. Parte, amico. Siamo al bar Assosolito. Vieni qui. Sto arrivando. Tra l'altro arrivo con un'auto. Ma che siete? State fuori. Ragione, via. Guarda là che tamarraggine. Parcheggio un attimo. Era tua la moto? Aia. Ma perché questi movimenti così? Scusate. C'ho la Ferrari. Cos'è stato? Niente, niente, toglietevi. Eccoci. Salve. Ehi, Gulli. Come va, Retro? I Ragnarok hanno assoldato il Primate per dei bancomat, eh? Il Ragnarok clonava già le carte di credito ogni tanto, ma niente di grosso. Assoldare il P8 per mettere malware nei bancomat ha triplicato le entrate. Ah, ci scommetto. Il codice copia i dati e li invia al P8. Né l'utente né la banca hanno modo di accorgersene. Ah, ma noi sì. Sì, noi sì. Non ci vuole molto a modificare il codice. Immagina come si incazzeranno i Sons of Ragnarok con Lenny e il Primate se crollano di colpo le loro entrate. Quella è l'idea, ma sarà pericoloso. Meglio che vai, Gulli. Bene, amico. Auguri. È ora di rovinare questa truffa. Mi raccomando, non mi ciullate la Ferrari, eh. O quel che è. Ah no, ok, sta là. Mi stavo già preoccupando. Allora, qui dentro naturalmente non possiamo entrare e... calcolate. Bene, che... ecco, no, i bancomat. Distruggi i bancomat come preferisci. Ah, proprio distrutti, distrutti. Ma io eventualmente... aspetta, questi mi sa che mi fanno il culo. Posso fare una cosa del genere. Questo però non l'abbiamo mai usato. Quindi dobbiamo un attimo... no, ah, ridammi il robottino, maledizione. Piano. Allora, non so se posso fare una cosa del genere. Un'allarme, meglio andare a vedere. Ok. Zitti, zitti. Piano. Dai, può farlo. Forse no. Dobbiamo stare un attimo attenti perché questo dobbiamo hackerarlo a mano. Sons of Ragnarok del cazzo. Occhio. Lenny dice che non sono così scemi come sembra. Vediamo se riusciamo. Beh, dico solo che sarebbe carino se non mi stessero così addosso mentre lavoro. Cosa sta succedendo? Oh, calmati. Vediamo se... e damo se... aia. C'è anche il cagnolone che... ce lo siamo evitati però. Vediamo un pochino qui dentro dove c'è l'altro... a cazzo. Forse potremmo chiederlo a lei. Mi devo avvicinare, mi devo avvicinare. Momento. Quindi proviamo ad andare da quest'altro lato. Vediamo se ce la facciamo. Allora, da qua non so se... no, non sto... no, cazzo, aspetta. La richiama sto cosa. L'altro, l'altro. In linea teorica ci siamo avvicinati. Il problema ora sono questi due. Cazzo, anche la telecamera.
Merda, è proprio un modo da passare questo. Allora aspetta, facciamo così. Distraiamoli in questo modo. Ok. Ora aspettiamo che passi. Quello lo facciamo distrarre con il telefono. E non è durata moltissimo, quindi non è stata ottima scelta. Però se riusciamo a fare così, veloce, veloce, veloce. Questa città ha bisogno. È scattato un allarme. Andate a vedere. Jet sec, no sex. Che cosa dobbiamo fare con quegli hacker sfigati? Conosco tanti membri del Jet Sec. E come? Personalmente. Aia. Alla fine maledetti. Ne manca uno. Vabbè, facciamo questo. Prendevamo per il culo quegli idioti che credono che internet sia la vita reale. Ma ora è andato tutto a puttane grazie al cuore tenero Sec. Sapete una cosa? Abbiamo usato lo stesso cesso, amici. Sappiamo che la vostra merda puzza come la nostra. Quindi ora sono la ex ubriaca in lacrime che vorreste far passare per pazza. E va bene. Non posso usarlo qua, cazzo. Però posso passare da qui dietro io a piedi. Cosa? E ora che qualcuno incendi le vostre scorregge per farvi ritrovare la ragione. E ci penserà mammina. Altrimenti non riusciamo perché quel... Vabbè che quell'altro ce l'ha quasi aggiustato, quindi volendo possiamo anche utilizzarlo. Qui ci hanno fottuto la macchina, va bene. Mi sembra giusto. E vabbè, poi ci prendiamo una di queste. Qui non ci dovrebbero dire niente. Perfetto. No, yeah, no, in realtà no. Facciamo così. Vai, vai, vai. Di che cazzo? Ok. Perfetto. Peccato che il drone non sia utile per queste cose. Avranno ricevuto? Posso quasi sentire le migliaia di persone derubate che gridano di felicità. Per Lenny non sarà facile spiegare tutto questo ai Sans. 18.000, mamma mia. Grande così. Va bene. Possiamo anche andare, direi. Oppela. Come detto, mi spiace che mi hanno fregato. La mia auto. Credi divertente? Vuoi proprio che ti spari? Ma state zitto. Damos. Oh. Scusa. Allora, missione fatta. Questo no, non c'è più la nostra Ferrari. Maledizione. Stupido. Dannato idiota, rifiuto umano, immensa testa di cazzo. Lenny, hai un talento per gli insulti, vedo. Comunque, non lo faremo quel video. Sai una cosa? Non mi importa, non mi interessa. Sono tutte stronzate. Ho ancora il controllo del vostro server. Quindi fermi tutti. Fermi. Aia, palo. E completata la missione, non lo so, vediamo. Lenny ha ragione. Kiki è ancora off, Marcus. Non importa, ormai è finita. Sappiamo dove recuperare la chiave di decrittazione. Ho saputo che il Primate ha un bunker. Un bunker? Ma non sappiamo dove. Lenny ha un RFID impiantato. Si può trovare il bunker così? Sì, è possibile. Bene, ora si va da Lenny, basta perdere tempo. Branch, vieni con me. Sì, amico. Vediamo dove dobbiamo andare. Qui.
che volendo possiamo anche fare una cosa del genere, dai. Siamo abbastanza lontani, quindi ci sta una scorciatoia. Così ci finiamo anche questa missione. Sì, perché vorrei fare almeno un'intera missione a ogni episodio. Poi, come detto, magari qualche volta ci facciamo uno streaming live sul canale Twitch per le missioni secondarie. Vi faccio sapere, magari tra qualche giorno ce lo facciamo. Che dite? Vi potrebbe garbare l'idea? Ci facciamo un po' di... un'oretta di live, vediamo, perché non, un'oretta non ce la facciamo. Però vediamo, ci organizziamo. Frena. Eccola qua. Così ucciderà qualcuno. Ma non uccidiamo nessuno. Ehi, non conti niente, hai capito? Non conti niente. Aspetta, questa gli spezza le mani. Salve. Sei solo una mezza sega. Vuoi ballare con me? Dai, balliamo. Sei solo chiacchiere e distintivo. Ti posso hackerare se voglio. Aspetta. Calma. È stato pazzesco quest'anno. Gente nuda dappertutto, alcuni più nudi di altri e alcuni che non avrebbero dovuto esserlo. E poi c'erano combattimenti nelle gabbie, sì, e rave e degli hacker che hanno vinto la sfida finale e fatto sputare fuoco a un mostro gigante. Ah, okay. Il tutto nel deserto. Si stava parlando della nostra esperienza lì nel deserto. Sei sicura di voler continuare così? Vi odio, stronzi. E lo sai perché? Per i video di propaganda, i graffiti, l'antiqualsiasi, le stronzate buoniste. Vi prendete davvero troppo sul serio, teste di cazzo. Ce l'hai con noi, ma devi capire che siamo sulla stessa barca, insieme possiamo... Ehi! Ma che cazzo ti credi che sono, una specie di rincoglionita? E che razza di idiota si fa beccare in questo modo? Ne vale la pena di provarci... Ehi. Gna, gna, gna. Vediamo un po' come fai coi server morti, loser. Ma una testata, no? Vabbè, gliel'abbiamo fregato lo stesso. Dalla distanza, grande così. Un sito di webcam. Ma sappiamo che il Primate ha un bunker. E Lenny non se lo immagina. Forse. Ah, ok. Andiamo. Le date un po' troppo credito. E aspetti che prendo la mia auto, perché questa era la nostra auto, l'avete visto, l'avevamo parcheggiata qui. E siamo troppo lontani, non lo so. Un po' troppo silenziosa, però vogliamo il rombo. Sarà anche una di quelle che riprendono, diciamo, le Tesla, quindi le auto elettriche un pochino. Brecce, domanda fondamentale. Alien contro Predator? Questa domanda non ha alcun senso. Insomma, gli alien usano i Predator come utero esterno per preservare la loro specie. E i Predator, vengono da un mondo dove caci o muori. Hanno bisogno degli alien per diventare guerrieri scelti. È un cazzo di ecosistema dove nessuno vince davvero. Ok, lasciando perdere la scienza, a livello ipotetico, in duello chi vince? Parliamo di Ridley Scott o Cameron? Preferisco i sequel, diciamo quelli. Marcus, è una questione complessa. Addirittura. Dovremmo parlarne con calma. Ma contro l'alien di Cameron è più aggressivo, il Predator vince facile. È più progredito tecnologicamente, perciò sfrutta l'ambiente quando il nemico lo attacca. Ma è come chiedere chi vince tra un umano e uno zombie. Gli alien cacciano in branco. Ok, ok. Quanti alien ci vogliono per lottare alla pari con un Predator? 3. Immagina un Predator che tiene a bada 2 alien usando la lancia degli Yautja. Ce ne vuole un terzo che gli si possa avvicinare. Ma se anche lo uccide, gli schizza addosso tutto il suo sangue corrosivo. È dura. Bisogna inserire i dati in un algoritmo probabilistico. Ma hanno affrontato Giudice Dredd, che è un vero duro. E Alien contro Batman? Anche Predator. E non dimenticare Superman e Batman contro Alien e Predator. Chi ha vinto? Non ricordo, non importa, sai cosa? Io assegno la vittoria a Predator. Sì? Illuminami. Predator ha sconfitto Archie. Cazzo, è vero. E Archie è in cima alla piramide alimentare. Credi che Predator sia più tipo da Betty o Veronica?
Oh no, io dico da Sabrina. Direi che mi hai convinto. Ci sto, Predator è il vincitore. Ok, vabbè, ci siamo sentiti questa chiacchierata. Allora, entrare, vabbè, la chiave, scusate, e poi Kiki. Non è che ce l'ho con i motociclisti, però. Possiamo. Però questa volta dovrai pulire tu. Mi fa sempre pulire. Intanto dobbiamo entrarci. Che si buttano. Piano. Stiamo calmi. Allora, qui ci... però non funziona più la cosa, vabbè. Poi lasciano pure le moto in mezzo alla strada, quindi non è neanche colpa nostra, onestamente. Noi cerchiamo di fare del nostro meglio per evitarli un pochino. Possiamo tagliare qui, no? Le rocce! Vabbè, pensavo peggio. Occhio. Sì, la nostra auto inizia a cigolare, credo. Oh. Ok, gente, qual è il piano? Lenny ha bloccato per bene quella porta. C'è un piano B? Ok, ho qualcosa. C'è un condotto di scarico. Sarà malconcio, però... Lo troverò. Ok, allora, dobbiamo trovare il condotto di scarico. E quindi dovrebbe essere lì sotto, presumo. Non lo so. C'è da dire che noi eventualmente possiamo anche passare da questo lato... Fare un'azione medio stealth. Molto. Molto stealth, dai. Aspetta, se mi rimetto qua, però siamo fuori dalla zona a rischio, quindi. Credo. Smettila subito, non qui. Lo so che sto entrando in una zona a rischio, ma. Vai. Dobbiamo entrare con lui. Non dubito che potevo fare la cosa con il robottino, quindi. Dovevamo per forza insinuarci. Eccoci qua, allora. Posso creare tutto? Sono dentro. No. Ehi, puzza di birra e di piedi. Prendi la chiave e vattene. Non ti ho invitato qui. Oh, ciao Lenny. Sono in casa tua a fare un po' di casino. Cioè che c'è la fregatura? Aia, ma ci sono un po' di esplosivi in spalla. Sì, funzionerà anche così. Non voglio che il mio driver finisca nelle mani sbagliate. Tempo rimasto 5 minuti. Ma è Lenny? Vuole far saltare tutto quanto. Cosa? Cosa stiamo vedendo? 3. Sembra... Cazzo! Forse 4. Sembrano scollegate. Quindi non credo ci sia un ordine. Trova un'altra via d'uscita. Aspetta. Ehi! Devo concentrarmi. Non lo so, qua facciamo una gran brutta fine, secondo me. Questa va qua. E vabbè, dobbiamo vedere le prime da dove partono, quindi. Da lì. Dritto. Questo sicuramente è così, almeno le becchiamo tutte. Ma non quello. Aia. Che basta. Però ce l'ha rimesse a posto, no? Adesso sì. E quella passa, va qua. E questa ce ne serve un'altra che viene da... da lì, cazzo. E se faccio passare questa... Momento, sbagliato. Ok.
Una l'abbiamo fatta, andiamo alla seconda. Ce la faranno i nostri eroi? Non lo so, ne dubito però. Dai però, muoviti sto cazzo di Marcus, è lento come una lumaca, porca troia. Facciamo così. Così, però viene bloccato dall'altro lato, ma credo non fa niente. Occhio. E aspetta, me li ha rimischiati. Questa è bastardaggine. Ok. E per farlo arrivare qui io devo mettere questo in questo modo. E questo in questo modo. E quello così. Ok, in linea teorica abbiamo fatto anche la seconda. Ora ci manca questa qui, che tra l'altro anche dove, allora questa possiamo metterla già così. Qua è un po' più complicato. Cazzo, va una qua, quest'altra la dobbiamo attivare in questo modo. Sblocchiamo quella, che possiamo attivare in questo modo. Due le abbiamo attivate. E mi manca questa però, che posso attivare solo così. E poi blocco quella. No. Ok. Eccola. Bastardaggine. Ma sì, perché poi ci riagherà tutto. L'immortacci sua. Ecco, adesso non passa più perché. Così. Ok. Dai che ci manca un minuto, quindi stiamo rischiando tantissimo. Ok, ce ne manca una sola, che è questa qui. Abbiamo un minuto, lo so, calma e sangue freddo. Dobbiamo sbloccare quella, quindi dobbiamo fare prima di tutto così. Questa dove può arrivare da... vabbè, dai, allora ditelo. È un po' complicato. 30 secondi. Una è andata, ma l'altra no. Quindi va bene. Mancano, oh cazzo, 10, 9, 7. No, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Non è vero. Ma ce l'avevamo fatta all'ultimo millesimo di secondo. Ok, ce l'abbiamo fatta. Guarda qui, pare che non scoppieranno. Non è ancora finita. Ah, sì, lo è. Ok. Certo, il primo tentativo è pochissimo, maledizione, però. Prendiamo il gippino. Prendiamo il gippino. Dovremmo aver fatto... Oh, bene. Vediamo che ci dicono. Ehi, Marcus. Ecco il nuovo hackerspazio. Non puzza neanche più di Primate ora. È già pronto? Sì, Vrench ha spruzzato un po' di mai più bombe e... Tac! Dai un'occhiata. Ok, abbiamo ottenuto anche un bel po' di follower. Operazione Zodiac Killer. Killer dello Zodiac. Tutto bene? Nuovo hacker spazio sbloccato.
Abilità disponibile. Ok, ok. Allora ragazzi, a questo punto direi che ci possiamo salutare qui con questo episodio Watch Dogs 2. Mi raccomando, come sempre, fatemi sapere la vostra. Spero vi sia piaciuto. Nel caso lasciate un like, condividete, seguitemi anche sulla pagina Facebook e sul secondo canale. Ci vediamo allora con il prossimo appuntamento qui a Occhio San Francisco. Un saluto a tutti da quel tale Ale.